Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video, che dice, come state? Spero bene. Allora, questo è un video appunto per parlare con voi, ma soprattutto per tenervi un po' di compagnia. Questo video trattenetevi a lungo, anzi, spero di intrattenervi a lungo perché sarà bello lungo, non so quanto, ma speriamo di non riuscire ad andare troppo oltre. Vabbè, comunque non in mezzo proverò a tagliarlo, se non lo lascio così, vediamo. Allora, niente, cominciano ad arrivare le prime notifiche, le prime email, vabbè, no comment. Dunque, come state? Spero bene, io sto bene, non mi lamento, anzi sto non benissimo, di più, perché non, vabbè, no, adesso non voglio esagerare, perché qualche dolore, qualche acciacco ce l'ho, come tutti noi d'altronde, penso, vabbè, io parlo per me, ma c'è chi ha più acciacchi di me, quindi no comment. E nulla, cominciamo bene con questo video. E niente, quindi che dire, io stamattina volevo uscire ma non sono voluta uscire perché me ne sono voluta stare in casa a fare questi video, così come suol dire, a me piace fare e mi diverte anche a fare, quindi e vai che bello facendo video e mi sollevo un po' anche. Non fare miniatura. Avrò fatto, non lo so. Aspettate, lo rifaccio. Ok. E niente. Quindi, ragazze mie, non lo so, ragazze. Io volevo proporvi di fare altri video vlog, non sempre come questo, ma un video dove vi porto un giro. Se mi vedete che mi gratto qua perché mi sa che mi appunto qualche zanzara, in effetti è proprio così, sì, mi appunto una zanzara, maledetta. Già. Oppure quel detergente che sto utilizzando o è una zanzara, non ne ho idea. Perché da questa parte non ne ho di rossore. Questa parte sì, non so perché, boh. Vedete che c'è un po' di rossore? Sì, sì. Non so da cosa provenga questo rossore. Vedete che sono tutta rossa? Boh. Non so cosa mi sta causando questo rossore. Ehi, come sono qui? Cos'è questo rossore che è qui? Boh. No, vabbè, questa cosa non è normale. Non è normale per niente. Cosa sarà questa roba che ho qua? Boh. Adesso me ne sono accorta. Mentre sto registrando sto video per voi. Boh. Gli occhi non hanno niente. Aspettate un attimo che mi guardo. No, gli occhi non hanno niente. Però qui sono tutta rossa. Boh, vabbè, no comment. Non lo so, non vi so dire. Speriamo che passi questo rossore. Vabbè, nulla. Comunque, io sono mulatta, perché non so se lo sapete, ma io sono mulattissima. Tanto è vero che, essendo bianca, come non so cosa, come un cadavere, qui mi arrosso facilmente, vedete? Questa parte qui comincia, che quanto è rossa, mamma mia. Sì, sono bella rossa, non so perché, se perché mi tocco o perché ho qualche allergia, non ne ho idea, ma non credo, perché sto usando cosmetici abbastanza buoni, quindi non lo so. O se è qualche cosa che sto mangiando, non mi voglio allarmare adesso, però boh. Vedete, anche quando mi tocco, anche di qua, vedete, vabbè, qui c'è, qua non fate caso, ho un frungolo che è grosso quanto una casa, ma vabbè, dettagli. Che ci posso fare? Nulla, vabbè. Ieri cosa ho combinato di bello? Nulla di che. Ho combinato che sono andata, sta passando la pubblicità di acqua e sapone, vabbè, niente, dettagli.
Ieri ho combinato che sono andata a fare un po' di shopping, comprare della spesa, fare della spesa, prendere della ricotta, dello strutto, sì, nulla di che. E poi sono andata a farmi una bella passeggiatina. Era un po' di vento, anche oggi non si scherza, c'è un vento pazzesco, però sto vento è fastidioso anche. Scusate se sto sbagliando, ma ha fatto tardi ieri mentre guardavo i vostri video. E mentre guardavo i vostri video, ho fatto tardi. Mi sono addormentata intorno alle 11:30, alle 23:30. Vabbè, passatemelo, ragazzi. Quando c'è voglia di vedere i vostri video, fregatemene, va bene così, perché anzi, mi fa piacere guardare i vostri video. È bello, almeno ci scambiamo consigli, oltre che a sostenerci a vicenda, come fate voi con voi, con me, io con voi, ci sosteniamo a vicenda tra like, commenti, condivisioni, eccetera. E nulla. Quindi, cosa dire di bello? Oggi la giornata non mi sembra male per niente, ma aspettate un attimo a dirvelo. Boh. Qua non vedo nulla perché la tenda è tutta. L'ho messa chiusa perché, allora, prima di tutto c'è uno che sembra che sta spiando in casa nostra, ma in effetti no, non è così, vabbè. Un signore ogni tanto guarda questa casa nostra, vabbè che si sta facendo i fatti suoi, ma ogni tanto me lo becco che guarda verso di qua, vabbè, che me ne frega. Un signore qualsiasi, vabbè, non ce ne frega niente. Comunque. Sì, guardo di là perché di là c'è un signore che guardava appunto e niente. Cosa dirvi di bello? Intanto, cosa volevo raccontarvi? Mio nonno oggi è uscita la spesa. Sì, è uscita la spesa, è uscita perché vediamo col carrello rosa. Di solito non so se avete mai visto il carrello rosa, il suo carrellino rosa. Con quel carrello lei ci va alla spesa, se ne va alla spesa e nel frattempo io l'aspetto a casa, dipende cosa devo fare, l'aspetto a casa. Se invece voglio andare con lei, vado tranquillamente con lei alla spesa. Tante volte l'avete visto anche scusate. Tante volte avete visto anche videoblog che faccio andando alla spesa con lei. Vabbè, gli anni passati, per adesso non sto più facendo videoblog fuori di casa perché era dopo di riprendere qualcheduno. E se lui non vuole, lei non vuole, che sia l'uomo o donna che sia, non è il massimo perché magari non. Non se l'aspetta oppure de decide che non vuole essere ripreso e ci sta. Perché magari dice sì, riprendimi, ma secondo me non è il caso perché io non ho questi social, ce li ho, ma li uso una volta, tanto per. E quindi non tutti sono disposti a farsi immortalare da me, ovviamente. Io guardo la luminosità di questa video qui, ma boh. Secondo me è troppo, vediamo un po' se la abbassiamo. Sì, ora va bene. L'ho abbassata un po' di intensità perché sennò è troppo, spara troppo in faccia a me. Già c'ho le lunette qua negli occhi, ma non mi ci penso neanche a togliermi gli occhiali perché se no non vedo nulla, non vedo un tubo e niente. Quindi praticamente, ragazze. E ragazzi, stamattina stavo pensando di fare un video mukbang o mukbang, come si dice, non lo so, ma non ce l'ho fatta perché uno avevo sonno, due voglio di prendermi un caffè e tre ho detto mi metto a canticchiare qualche cosa e canticchiare si fa per dire perché mi sono fatta una canticchiata un po' così, tanto per sollevarmi un po' dal sonno. Non perché non abbia una brutta voce, ma perché semplicemente per farvi capire che
Mi piace cantare, ragazzi, che ci devo fare? Non ho una brutta voce, ma neanche una bellissima voce. Mi andava di cantare e ho cantato, tanto per scaldarmi un po' come si chiama? Sì, questa cosa qua, questa parte qui della. Aspettate, faccio vedere, questa parte qui dei bronchi, tutto lì. E niente, ragazzi, era tutto lì per dirvi a voi. Che cosa voglio fare la mattina appena mi alzo? Cosa faccio? Quali sono le mie giornate attive? Come le trascorro, eccetera. Ma questa inquadratura è un po' stortina. Sì, aspettate un attimo. Ah no, ok. Non si può, non si può. No, perché c'è qua, vabbè, niente. È un po' lo schermo un po' sporchino, vabbè, niente. E nulla, ragazzi, questo era per parlare con voi e per dirvi semplicemente che oggi finalmente sto riuscendo a fare qualche video in più, non so neanche quando riuscirò a montare sto video. Comunque io non so la gente che problemi ha. Tutte le volte che devo fare questi video, vlog, in giro per parlare mi dico, ah, puoi anche evitare, puoi anche evitare. Ho capito che devo evitare di fare videoblog dove ci sei tu, però se ti sposti faresti meglio a non dirmi, puoi anche evitare, puoi anche evitare. Io evito, ma che cosa te ne frega a te se io vlogo? Non ti sto mica riprendendo. Mamma mia, ragazzi, fanno vedere una ira, un nervoso che non vi dico. Vabbè. No comment, vabbè, però sono tutti curiosi, come nel resto del mondo. Se uno vuole vloggare in santa pace, deve avere problemi con chi non ha mai avuto un canale YouTube o con chi ce l'ha, però non fa contenuti. Boh, vabbè. Non ho parole. Non ho parole. E niente. Io ancora sono in pigiama, tra pigiama e pantalecchi, che ormai non porto più perché sono un po' rotti, sono rotti nelle cosce, quindi vabbè, voi non lo vedete ma ce l'ho rotti e non importa, li uso per restare in casa e buonanotte lì, ciao. Questa non fate caso ma vedete che cos'è? È la maglia del pigiama di Snoopy, vero? So che vi piace la maglia di Snoopy. Intanto sta impalcatura del telefono stava cadendo, ok. Bene. Vedete, questa è la maglia di Snoopy, bellissima. Comoda, calda, non troppo calda, vabbè. Quando è quel freddo fotonico, allucinante, cerco di coprirmi molto bene. Non dico proprio a cipolla, ma anche di più di cipolla, perché c'è un freddo allucinante. Quando fa il freddo così, questa qua è perfetta. Questa qua è perfetta. Perché almeno non sento il freddo che. Cioè io sono freddolosa di mio, lo ammetto. Sono molto freddolosa. Ecco qua. Già. E quindi ecco perché mi copro sempre con questa maglia. Perché non ho freddo, ma ho quasi freddo. Quindi ecco perché mi copro. Aspettate un sacco, un attimo, ragazze. Un attimo solo. Ed eccomi qua, ragazze mie. Scusate se ho interrotto, ma era necessario perché altrimenti. Beh, ve l'ho detto, oggi la giornata non è il massimo, però proviamo lo stesso a registrare i video. Nulla, ragazze, era solo per farvi, cioè per dargli questo farvi capire, non c'è nulla da capire, per intrattenervi un po' e anche perché se no, raga, non registro più video, quindi è meglio che continuo a registrare i video e a tenervi un po' di compagnia. E vabbè. Quindi, che dire, io sono contenta di continuare a fare video, anche se a volte è struccato, quasi sempre è struccata, però mi piace continuare a accontentarvi a fare questi video. E nulla, io adoro fare video, mi piace, ci tengo a fare questi video, anche nuda e cruda come sono in faccia, ma almeno mi faccio vedere e faccio questi benedetti video, già. E nulla. Adesso sto guardando TG5 perché c'è le notizie del giorno.
nulla. C'è anche un bellissimo giornalista, Bonazzo, come si suol dire. Molto bello questo giornalista, proprio un bell'uomo, mi piace tantissimo, vabbè. Non dico chi è, perché sennò vi innamorate subito. Ciao. È facile oggigiorno perdere la testa per un uomo, ma si sa chi è che non, oggi non si innamora. Tutti ci innamoriamo di un uomo, di qualsiasi cosa ci si può innamorare, però quando ci innamoriamo sempre. Scusate questo discorso un po' stupido, ma ci stava, perché mi piace parlare dell'amore. L'amore in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che diciamo, eccetera. L'amore deve essere sempre, non solo a San Valentino o in tutte le feste, eccetera, eccetera. L'amore deve essere sempre, quotidianamente, almeno secondo me. Lo so, parlo proprio io che ogni tanto sono un po' cattiva, però vabbè. Qualsiasi essere umano, io parlo almeno per me, siamo un po' cattivelli al mondo, ma se ci comportiamo bene, facciamo le cose giuste che dobbiamo fare, ce la possiamo fare. Essere buoni tra di noi e con gli altri. Già. E nulla, ragazzi, quindi che dire? Io sono contenta di fare, di trasmettervi gioia e anche di trasmettervi un po' di divertimento, perché io sono questo e altro, cioè mi impappino tante volte, ma mi impappino perché, raga, non è che non mi preparo nulla, mi preparo, ma anche se mi preparo le cose tante volte, sono così come mi vedete. Voi direte, in che senso così come mi vedete? Sono naturale. Non so come descrivermi, semplice. Cioè, adesso tra poco danno spazio a Barbara Palombelli, gli anni rubati. Ecco, un altro tema interessante, gli anni rubati. Già. E mi sa che c'è anche Gabriel Garco. Eh sì. Oggi stanno per far trasmettere un film di Gabriele Garco. Andiamo bene. Io non dico nulla perché sennò faccio spoiler, però ragazzi miei, è così. Spoiler io non lo faccio, però è bello questa cosa. Gabriele Garco è bellissimo. E nulla, ragazze mie, quindi che dire? Stavo pensando, ma voi cosa fate durante il weekend, il fine settimana e gli altri giorni che non è fine settimana? Tipo durante tutta la settimana, l'arco di tutta la settimana, che fate oltre a fare video? Vabbè, sì, lo so, lavorate, portate i figli a scuola, queste robe qua, ma che programmi avete? Voi fatemi sapere qua sotto i commenti, che sono curiosa, altrimenti se no mi salutate, basta, ciao, bel video, bla 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 bla, e null'altro. Vabbè, se mi fate sapere, mi farebbe piacere, molto piacere. E se no, mi salutate un cuoricino, quello che volete voi e basta. Stefi, tu che fai durante l'arco della settimana? Fammelo sapere. Stefina, ciao, e nulla. Io invece durante tutta la settimana continuo a organizzare i miei video, continuo a programmare qualcosa che mi piace, ma a volte non sempre riesco. E basta. Io tante volte combino delle monelle e dico che non ce n'è, però poi le riesco a risolvere fortunatamente. Perché continuo a fare cose che non mi piacciono, però poi le modifico a mio piacimento. E le risolvo. Boh. Sono un po' strano, non lo so. Non vi faccio tanti esempi perché tanto gli esempi non servono a niente. Anche perché se vi faccio degli esempi qua non finiamo più.
Tutto qua. Ciao. E nulla, ragazze. Qui il tempo mi sa che sta proprio guastando. Il clima qua, non il clima, cioè il tempo qui a Palau, in Sardegna, non è il massimo qui in Sardegna. Io abito in una zona molto turistica, ma bella. Come tutte le parti della Sardegna, che è bellissima la Sardegna. Cagliari, Nuoro, Olbia, Sassari e tutti i paesi tra... Vabbè, tutte le zone della Gallura della Sardegna sono belle. No, aspettate. Allora, la Gallura è un'altra cosa, la Sardegna è un'altra. No, aspetta. O sto sbagliando io? No, aspetta. Silvia, se tu vedi i miei video, non ne ho idea, però se li vedi, correggimi tu. Penso che la Gallura non sia sempre la stessa cosa, o sì, sarò ignorante io perché la geografia non è il mio forte, non è il mio forte, devo dire la verità. Ciao. Aspettate un secondo che mi blocco un attimo il video. Eccomi qua, allora ragazze mie, dunque, finalmente sto riuscendo comunque a prendere... Nota di tutto ciò che devo fare. Non ho preso quaderno per adesso né nulla, però prima o poi dovrò fare qualche video tag se ci riesco. Non è detto, ci voglio provare a fare un video tag oppure anche a fare un video challenge, perché le challenge ho visto vanno tanto di moda e anche qualche video di gossip. Gossipiamo un po', che ne dite voi? Di fare un video diversificato, un video gossip. Sì, lo so, lo fanno tutti. Cosa volete? Non lo posso fare anche io un video gossipiamo? Perché no? A me piace gossipare un po'. Leggo qualche giornaletto, se lo trovo qui e là, o anche giornaletti vecchi, di vecchie storielle, e poi ne discutiamo insieme. Che ve ne pare? Fatemi sapere se vi può interessare un video gossipiamo insieme. Ah, fatemi sapere se questa location alle mie spalle anche... Queste benedette coperte che fanno veramente ribrezzo a chi li vede, però vabbè. Se vi può interessare questa location, che se avrei messo le coperte un po' più ordinate, ma vabbè. Oppure in camera mia, ma io dico che anche questa mobile, sì, vabbè, questa location che ho qua alle mie spalle, secondo me può andare benissimo, per come mi metto io tante volte anche in camera mia, tutta bella. Scusate se mi posiziono meglio e se cerco di essere più comoda, ma più comoda possibile, ma non posso fare altrimenti. Allora, qua mi metto, ok, così no, perché potete cadere, quindi anche no. Ok, bene. Sì, stavo mettendo una posizione che per un po' stavate aiuto, precipitare per terra, quindi anche no. Comunque, vabbè, nulla. Allora, vi stavo dicendo, se questa location vi piace, fatemi sapere, perché a me piace tanto da morire questa location. E poi, vabbè, la posizione della... come si può dire? Della... insomma, come si può dire? Aiuto. La ripresa del telefono sta riprendendo da una parte dove c'è, come si può dire... Si è fatto più luce adesso perché sennò non vedo nulla. Già si sta nebbiando ancora di più la giornata. Comunque, la ripresa è fatta da questa parte dove c'è il muro alle mie spalle e qua c'è il quadro di mia madre. Ma vabbè, dettagli, niente. Io ci sto, non so quante volte ci sto per dire sta cosa, però abbiate pazienza. Io non ci posso fare niente, è così. E nulla, comunque io vorrei fare un video gossip e un video challenge, vediamo cosa esce, ma non una challenge qualunque, una challenge make-up-osa, perché so che quelle challenge make-up-ose, tipo, non mi ricordo, comunque non importa, una challenge make-up-osa dove non mi trucco con lo specchio davanti, ma senza specchio, e vediamo, aiuto, sto cercando. Una challenge dove non mi vedo e chissà i pasticci che comerò
truccandomi senza lo specchio. Lo so, sarà orribilante, ma voglio vedere cosa le porcherie che ne uscirà fuori. Truccandomi senza lo specchio e girando la cam dall'altra parte, ovvero girandolo l'anteprima del telefono dall'altra parte. Aiuto, non so cosa ne uscirà fuori. Io dico così perché adesso ancora la sto registrando la mazza, ma quando comincerò a fare quel video voglio vedere cosa ne esce fuori. Oh my god, vediamo un pochettino. Perché non ho ancora più. Ce l'ho fatta una volta questa challenge ed è uscita piuttosto carina caruccia. Diciamo, adesso sono un bel po' che non ritocco quel video perché da quando ho cancellato il vecchio canale che avevo fatto nel 24 dicembre 2013, capite bene che poi sì, ci sono 7-8 anni su YouTube, quanto? Allora, siccome che l'ho riaperto nel 2020, no? Il canale del 27 marzo, avanti quando è che era? Sì, oggi è 20. No, ieri era 28, avanti ieri era 27, sì, il 27 marzo era il compleanno del canale, perché il 27 marzo 2020 avevo aperto il canale. Nel 2013 invece, del 2013 avevo il canale che è arrivata a 1.400 iscritti e vabbè, capirete perché, perché non mi ricordo se ho fatto tanti video diversi l'uno dall'altro o se erano solo sul trucco, video su quanto la spesa e video shopping sul trucco, oppure non mi ricordo proprio, mi pare che fosse sull'ASMR, sì, anche ASMR, l'ha chiamato Melania ASMR, sì, mi pare di sì. E grazie all'ASMR era cresciuto di un botto, aveva fatto un sacco di visualizzazioni, ma anche un sacco di iscritti. Quindi vediamo se stavolta vi convinco a fare altri, cioè a iscrivervi al mio canale facendo video più diversificati, cioè a non fare sempre tutti gli stessi video uguali, identici, e a cambiare modo di registrare, no, non modo, a fare contenuti l'uno diverso dall'altro, appunto, come dico la parola stessa, per non annoiarvi troppo, per non essere troppo antipatica. Vabbè, antipatica già lo sono, togliamo questo genere, però insomma, per non stufarvi con gli stessi contenuti, tutto lì, perché so che dopo un po' che due balls, sempre gli stessi video che riccio. Poi ho notato una cosa, quando faccio i video chiacchiericcio, mi stufo troppo. Quindi se faccio video tipo cucina, ma la cucina che cavolo, come faccio a fare video della cucina? Non lo so, ci voglio provare. Oppure, scusate, ma vabbè. Se faccio video, che ne so, non solo ASMR, ma anche oltre alla cucina, cosa potrei fare? Vabbè, datemi poi un'idea, non solo cucina, la cucina ok, ma boh, video di insalata? Non ne ho idea. Tipo sì, per esempio cucina è video di pulizia, le faccio abbastanza, ma non la faccio correttamente. Voi mi starete chiedendo che senso video della cucina, non video della pulizia. Allora, dovrei pulire sala, cucina e anche la camera, oltre che il bagno, spostarmi in due ambienti diversi, cioè in due locali diversi, no, due camere, due stanze diverse, scusate, tra due stanze diverse, tra la cucina e la camera, perché quella mia nonna se la pulisce lei, come sempre, non vuole manco che gliela tocca nessuno, per tanto per dirvi di quanto c'è attaccata lei alla sua camera, e come me. Non vuole che nessuno gli tocca la camera. E vabbè, ci sta. Quindi nessuno gli deve toccare la sua camera. Come me, siamo uguali. Ci sta, dai. Quindi, ricapitolando, cucina, la mia camera, il bagno e la sala. Quindi dovrei fare un video diverso l'uno dall'altro che ho già fatto, ma è andato proprio a far schifo, perché non è che non se l'è cagato nessuno, scusate il termine, non se l'è calcolato nessuno, dicendo più
dicendo più elegantemente. Non se l'è calcolata nessuna perché io mi dimenticavo ogni tot di cambiare di stoccaggio della camera, ovvero di chiudere il video e rimetterlo in pausa e poi riprenderlo da capo per registrare il video. Si sapete come vanno queste riprese, no? Ogni volta che io chiudevo mi dimenticavo di riprendere la parte dove io stavo registrando, o anche, vabbè, anche nell'editing, quando uno va a editare un video, sa le cose che deve fare. Io le facevo fatte alla cavolo, quindi stavolta vorrei vedere come cavolo faccio e dove vado a finire cercando di registrare questi video. Vediamo un po' cosa combino. Ma anche le challenge, vorrei riuscire di più a capire come cavolo, scusate, vi ho dato un calcio alla sedia dove siete sedute voi. Vabbè, nulla. Sì, avrei deciso di fare questa challenge, ma anche Gossip. Il Gossip mi attira tanto. Anche qualche libro di lettura, vediamo. Che video, scusate, di lettura ai libri, vediamo. Perché video shopping ne ha portato anche tanti, no, forse pochi. Più video svuota la spesa che shopping. Che shopping vero e proprio sul trucco, sul trucco, ma anche sull'outfit. Vabbè, vorrei anche portare il video outfit. Per esempio, abbigliamento è bello. Mi farebbe molto piacere, se dovrei fare questi video outfit, abbigliamento. E nulla, ragazze mie, questo è quanto. Bene, io mi sa che adesso vi saluto, altrimenti il video diventa catastroficamente lungo e non ne ho idea, boh. Tanto adesso sto guardando forum, anche se sentite nulla, perché non lo sentite, perché con questo telecomanduccio qua ho fatto sì che non si sentisse nulla, perché sennò YouTube mi castiga, mi penalizza, non so per quale motivo, ma forse ho sentito dire anche tra l'altro che YouTube ogni volta che voi accendete il telefono per registrare o chi che sia la telecamera, quando voi accendete la TV, la musica o qualsiasi altro dispositivo per ascoltarvi qualsiasi contenuto multimediale, YouTube riconosce in automatico quello che voi mettete sul vostro video. Quindi, come si suol dire, è vero, dovete stare molto ma molto attente o attenti a quello che voi mettete nei vostri video, inserite in mezzo ai vostri video. Sì, lo so, non ce n'è bisogno che vi dico io quello che dovete fare, dire, eccetera. Però, almeno secondo me dovete stare attenti a quello che fate. Tutto semplice, tutto lì. Nulla di che. Io ho appena messo muto il televisore perché non si sa mai, non vorrei mai che YouTube mi penalizzasse, se ce la faccio a parlare. Ho la lingua un po' incartata perché, ragazze, registrare video voi non lo sapete, ma non è facile per me. Devo sempre stare lì. Mi sono accorta di una cosa, ragazze, ultimamente, quando non sto più editando i video, che i miei video, lo so, mi fanno cagare perché la verità fanno schifo e per voi sono una merda, lo so, ma li voglio più tagliare perché è meglio così. Se li taglio, forse vi piaceranno di più, non ne ho idea. Adesso ci voglio provare. Non ne ho proprio la più pallida ideuzza. Bene, ragazze, ciao. A presto. E che dire? Al prossimo video. Intanto, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like in supporto. E se questo video vi è piaciuto, appunto, mettete un bel like in supporto. Un commento qua nella sezione commenti. E basta, al prossimo video. Ciao ragazze, a presto. Vi saluto con tanto affetto nel corazon e vi abbraccio fortemente, virtualmente, e ciao. Ciao 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 ciao.
Ciao. Un bacio, ciao. Vi voglio bene, ciao. Zombie apocalypse.